La Cura è un'azienda agricola che produce vini, olio, cereali e frutta. Il principio che accomuna tutte le produzioni è l'ecosostenibilità, che inizia dalla lavorazione del suolo, al mantenimento delle vigne per la raccolta di un prodotto ecologico di alta qualità. Sono qui con il biologo Andrea Masini. Ciao Andrea. Senti Andrea, come vengono prodotti, vengono fatti i vini della Cura? Allora, per quanto riguarda la produzione dei vini qui alla Cura, lavoro di concerto insieme all'enologo Alessandro Biancolin, ci occupiamo di seguire tutta la produzione dell'azienda di Enrico Corsi e stiamo attenti a seguire appunto questa produzione rispecchiando le tradizioni della nostra terra e il terroir per i vini che verranno creati, utilizzando sia lieviti selezionati e accurati e sia i lieviti indigeni. In pratica noi seguiamo tutta la linea accuratamente e molto precisamente per tirare fuori un prodotto che rispecchi proprio la tradizione delle nostre terre. Sono con Enrico Corsi, proprietario dell'azienda agricola La Cura. Ciao Enrico, come stai? Bene, molto bene, Carlo. Senti Enrico, qual è la filosofia produttiva della tua azienda? Sì, noi abbiamo un approccio ecologico nella lavorazione del suolo delle vigne per produrre vini moderni e molto ecologici. Senti, noi abbiamo qui due vini molto pregiati, che è il Merlot, che ha vinto il primo premio, e il Predicatore. Me ne puoi parlare? Il nostro Merlot è il vino bandiera, cioè il vino più conosciuto, che ha avuto più successo. E questo perché ha vinto un premio a livello nazionale come miglior Merlot nazionale nell'anno 2010 con il Merlot 2008. E dopo a questo premio, insomma, un po' tutti hanno capito la qualità dei nostri vini. Il secondo vino è una novità in enologia, è il Predicatore, perché è un vino prodotto con uve particolari, molto acide, che prima venivano considerate addirittura di scarto proprio perché erano molto acide e poco mature. Ecco, queste uve del diradamento del grappolo vengono oggi usate per produrre un vino di alta qualità, perché questo vino qua ha preso la medaglia d'oro per la qualità e è una cosa nuova, perché con l'uva di scarto riusciamo a fare un vino che costa molto di più di un vino normale, un vino passito che è molto apprezzato. Senti, mi dicevi anche che dietro la bottiglia del Predicatore giustamente c'è una predica anche, no? Certo, la predica è importante, perché questi sono vini da meditazione e si dice che non bisogna buttare via la roba, come si diceva una volta nelle nostre campagne, ma apprezzare la roba considerata di scarto, pensare a quello che può servirci e realizzarci qualcosa. È che avevano ragione, non si butta via niente, bisogna sempre riciclare e continuare a tenere tutta la roba vecchia. Sì, la mia nonna diceva che è un peccato sprecare la roba. Senti, Enrico, per chiudere, queste bottiglie che sono molto molto particolari, mi dicevi che sono praticamente fatti a mano, dipinti a mano. Sì, sì, questa è una cosa che serve ad apprezzare il momento della cerimonia. Praticamente una bottiglia così è importante, non si può aprire tutti i giorni, ma si apre nei momenti speciali. Quindi a una festa di laurea noi avremo, o piuttosto a un matrimonio, avremo una bottiglia bella, d'immagine bella, unica, perché è dipinta da un pittore, e finita la bottiglia, finita la cerimonia, noi conserveremo dopo questa bella bottiglia e ci ricorderemo per sempre di aver passato un momento lieto. Che bella idea, veramente. Allora Enrico, ora ci stappiamo il Merlot, prendiamo, no? E perché no? Sì, 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 senz'altro. Grazie Enrico. Prego, grazie.
Cura, di proprietà di Enrico Corsi, è una giovane e dinamica realtà produttiva situata nell'alta Maremma toscana sulla costa tirrenica. Gli ettari coltivati sono 12 e si trovano nel cuore della denominazione Montereggio di Massa Marittima. Allora, Maremma, la Maremma toscana al Vinitaly 2014, e quale migliore fetta della Maremma toscana che non quella che va da Massa Marittima, quindi dal Monteregio alle colline metallifere, rappresentata degnamente dall'azienda agricola La Cura con il signor Enrico Corsi che è il proprietario. Allora, io intanto sono qui per un motivo specifico, predicatore. È un vino assolutamente innovativo, un vino particolarissimo, un vino premiatissimo e un vino gustosissimo. Allora, in tre parole è la spiegazione di questo predicatore. Sì, predicatore è un vino nuovo perché a differenza di tutti i vini in cui andiamo a ricercare l'estrema maturazione delle uve, qui cerchiamo l'estrema acidità, quindi abbiamo fatto una cosa nuova, abbiamo fatto un passito da uve acide. Quindi diciamo una teoria diciamo opposta a quella che diciamo è la tecnica normale della cantina e soprattutto della vigna, ma in questo caso ancora più particolare perché qui le uve da diraspatura, cioè quelle che notoriamente servono per alleggerire la pianta e in sede appunto di vendemmia o di pre-vendemmia in questo caso, e che vengano cascano in terra, quindi vengano lasciate abbandonate al territorio, qui invece vengano recuperate, vengano appassite in casse e poi vengano vinificate, creando questo veramente, in Toscana si direbbe anche giulebbe, si direbbe, no? Quando si parla di un qualcosa veramente di estremamente particolare. Non a caso mi pare che San Bernardino da Siena fosse diciamo la persona a cui è dedicato. Sì, questo è dedicato a San Bernardino da Siena, che è nato a Massa Marittima, è un predicatore povero, e quindi questo è un vino da meditazione, perché veramente sono uve destinate ad essere perse e invece vengono intelligentemente riusate per fare un vino di alta qualità. Perché? Perché i sommelier insegnano che un vino dolce, solamente dolce, è anche stucchevole, e per equilibrare il troppo dolce ci vuole l'acidità, quindi dolce, acido, equilibrato. Unico vino fra tutti i vini di Toscana che hanno partecipato al concorso delle città del vino a prendere la gran medaglia d'oro per la qualità. Solo 5 vini in tutta Italia hanno preso la gran medaglia d'oro per la qualità, quindi con le uve di scarto e prendere una gran medaglia d'oro è roba da santi, insomma. Non parliamo più di chilometro zero, parliamo addirittura proprio di centimetri qui, no? Allora, altra peculiarità di questa azienda è un Merlot in purezza e un Sangiovese in purezza. Quindi due prodotti assolutamente, un vitigno autoctono, un vitigno comunque classico toscano, il Sangiovese, e un Merlot che è quello che oggi è rappresentato, è un po' il vino, diciamo, più che accontenta un po' tutti i palati, no? In questo caso un Merlot in purezza, assolutamente interessante. Sì, perché è l'uva più piantata nel mondo, non in Toscana ma nel mondo. Il Merlot è una delle uve più piantate in assoluto, il vitigno più piantato, perché è molto flessibile, è un'uva che piace un po' a tutti, è molto morbida. E questo vino qua l'abbiamo provato a mettere in Maremma seguendo la tendenza anche del bolgherese, ci sono vini molto interessanti proprio nel bolgherese fatti da Merlot. Abbiamo piantato il Merlot a Massa Marittima e il risultato è ottimo. Nel 2008 abbiamo preso il primo premio, primi assoluti al concorso nazionale dei Merlot d'Italia. Quest'anno, con quest'annata, siamo terzi fra i DOC, quindi territorio molto giusto, vocato e anche pluripremiato. Quindi allora La Cura per tutti i nostri palati, no? Per quello che uno vuole di meglio, no? Per quanto riguarda il vino, la troviamo nell'azienda La Cura, quindi un nome e un fatto.